Amici di Horeca Focus, bentornati. Altra intervista a uno dei protagonisti di questa esposizione internazionale dedicata al Food Cibus 2021. Siamo allo stand di Fiore di Puglia S.P.A. e siamo in compagnia di Tommaso Fiore, il responsabile commerciale dell'azienda. Tommaso, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti quanti voi e gli spettatori di Horeca News. È un piastro tram tram che da qui a due anni non stavamo più viaggiando, quindi ci aveva messo un po' da parte. Quindi sono contento di rivederti e speriamo che possa continuare in questa maniera. Sì, è un augurio che naturalmente anche io faccio a te e aggiungo, riprendiamo le buone abitudini. Noi ci siamo incontrati l'ultima volta proprio in occasione della precedente edizione di Cibus, la 2018, e poi è arrivato il Covid e tutti sappiamo che cosa è successo. Bentornato dunque, e iniziamo da ciò che andate a presentare in questa manifestazione. Tantissime sono le novità che abbiamo peraltro presentato attraverso i nostri canali dedicati alla distribuzione automatica con vendingnews.it e all'oreca con orecanews.it. Da dove partiamo, Tommaso? Allora, io ti presenterei innanzitutto le ultime uscite, diciamo quelle più aggiornate, per poi parlare quello che da dove ci siamo fermati. Quindi inizierei a parlarti, visto che in questo momento si fa una grande attenzione all'ambiente, alla sostenibilità, ai packaging compostabili. Anche noi abbiamo dato il contributo, noi come Fiore di Puglia, con una nuova confezione che adesso io qui ti mostro. Sono i tarallini in questa cap. Si vede? Sì, riusciamo a vedere bene, sì? Sì, si vedono. In questa cap che hanno la particolarità, comincio a parlare delle materie prime. Dopo la pandemia, Fiore di Puglia ha continuato a perseguire un po' la scelta di utilizzare materie prime di origine italiane. Quindi questo per dare uno spunto maggiore alla ripresa anche economica. Quindi oltre ad avere tutte le materie prime che sono prodotte in Italia, quindi parliamo di farina, olio extravergine d'oliva, sale, e quindi questo per aiutare un po' la ripresa. Però la particolarità, oltre al discorso dell'appartenenza al territorio, è che questo nuovo packaging, oltre la proprio l'innovazione del packaging, è fatto con il meno 65% di plastica rispetto ai packaging tradizionali. E il cartoncino che voi vedete qui è riciclabile interamente nella carta. Quindi anche noi come Fiore di Puglia, oltre a dare un servizio in più, perché questo prodotto può essere messo, sai, nel portabicchieri della macchina o in ufficio, e poi sai, i taralli sono come le ciliegie, sono uno tira l'altro, quindi è un bicchierino che in poco tempo va via. Oltre ad avere tutte queste particolarità, sono anche attenti all'ambiente, quindi anche noi diamo questo contributo all'ambiente con questo tipo di prodotto. Quindi questo è una delle ultime uscite, infatti lo stiamo presentando sia in grande distribuzione sia in tutti quei canali che può essere strategico questo tipo di packaging. Ti faccio l'esempio: cinema e teatri, come diciamo i popcorn, perché no, i taralli, un prodotto che è sempre molto salutare, contiene poche materie prime e alla fine pian piano è diventato sempre più uno snack. Quindi perché non poter cavalcare anche questo tipo di canali, oltre a quelli classici che può essere il retail, il supermercato, ma anche il retail autostradale. Quindi ti parlo di tutto ciò che è in viaggio, questo va benissimo perché può essere posto nel portabicchieri. Detto questo, visto che parliamo di mondo Horeca, quindi qualcosa di più che diciamo più interessa la tua rubrica, è questo tarallino in una confezione da un chilo, quindi
in un barattolo da un chilo fatto con le acciughe, quindi ha un sapore abbastanza spiccato, un sapore abbastanza forte. Abbiamo scelto le acciughe per diversi motivi. Uno, perché abbiamo visto che si sono uniti bene all'impasto del tarallo, quindi hanno dato quel profumo, quel sapore che ben si accorpava con l'impasto del tarallo. Però poi abbiamo scoperto, anche facendo anche delle verifiche, che le acciughe è un prodotto che viene utilizzato nella cucina italiana ben il 75% dei casi. Quindi possiamo dire che le acciughe è un sapore che il nostro palato ben riconosce, e quindi è un prodotto che subito viene memorizzato, un prodotto che viene subito consumato. Poi adesso parlo anche di chi poi lo deve servire, quindi parlo del barista, del pub. Essendo un prodotto abbastanza saporito, salato, porta anche alla bevanda, quindi al drink, quindi questa è anche una cosa importante, perché poi non bisogna pensare soltanto a noi che lo produciamo, ma bisogna anche conoscere tutta la filiera per capire se un prodotto può andare bene anche per tutta la filiera. E quindi questa, a loro dire, è stata una grande novità. Quindi parliamo di un secchiello di taralli da un chilo con l'apertura, quindi è richiudibile, quindi è anche un salva freschezza, ed è un limited edition, quindi diciamo è una cosa che durerà per poco tempo, quindi affrettatevi per assaggiarli. Oltre a peccato che duri poco tempo, perché io ho avuto modo di assaggiarli e sono assolutamente gustosissimi, un'idea direi ai limiti del geniale, che meriterebbe un approfondimento, soprattutto perché appunto avete realizzato un prodotto unico che non esiste sul mercato. Sì, poi la particolarità di questo prodotto, come prima sai, ho esordito dicendo l'attenzione di Fiore di Puglia anche al territorio, anche le acciughe pescate utilizzate per questo prodotto sono state pescate nel Mar Adriatico, nella parte quindi italiana, quindi anche le acciughe sono hanno influito al progredire del business in Italia. E, come ti ho detto prima, anche farina, quindi olio extravergine oliva, sono tutti di origine italiana. Allora, oltre a questo, rimanendo sempre nel canale dei gusti speziati, ti presento il nostro multipack con il Targa Grissì, che è un nostro prodottino, è un mini grissino, con gusti che vanno al di fuori del territorio italiano, quindi lo zatar, come altri che abbiamo fatto, tipo aglio, olio, peperoncino, oppure formaggio, oppure tartufo, sono tutte delle novità che stiamo facendo, che stiamo portando all'estero. Pensa che Fiore di Puglia oggi quasi il 25% lo riversiamo all'estero, il nostro fatturato va all'estero. Però l'obiettivo è quello di diventare sempre più un'azienda internazionale, perché abbiamo visto che poi, abbinando la conoscenza nell'arte della panificazione con questi gusti internazionali, soprattutto dei paesi arabi, perché questo l'abbiamo fatto per un nostro cliente nei paesi, negli Emirati Arabi, abbiamo visto che riscontra un grande successo, anche perché gli scaffali hanno sempre un po' più o meno gli stessi prodotti, dalle patatine ai vari snack, quindi portare un prodotto del genere è una innovazione, calcolando che poi questi prodotti sono fatti con poche materie prime. Anche qui parliamo di farina, olio extravergine di oliva e delle spezie, in questo caso lo zatar, che è un mix di spezie tipiche dei paesi arabi e indiani, e ti dico che sono venuti fuori dei prodotti veramente buoni, saporiti, particolari. Quindi con questo, come vostro solito, tu sai, noi siamo fatti per queste cose, ci divertiamo, il nostro sprint lo ricerchiamo in queste, puntando su queste novità. E questo è uno di quei delle cose che stiamo facendo.
Quindi Tommaso, io devo dire che tu sei un fiume in piena, perché tu, come tutti i titolari d'azienda, sono più di 2 anni che non espongono i propri prodotti, le tante novità che nel frattempo avete realizzato a favore dei vari mercati, quello del retail, quello della distribuzione automatica, quello dell'oreca, e avresti davvero tantissimo da dire. Noi ce ne occuperemo in modo più dettagliato prossimamente attraverso i nostri strumenti, e faremo in modo naturalmente da poter mostrare al pubblico tutte le caratteristiche dei vostri prodotti, che ho visto, ora ne abbiamo visti pochi, ma sono davvero tantissimi. Tommaso, mostraci nel frattempo il vostro stand, prendi il telefono, vediamo se riusciamo a fare una panoramica dello stand. Siamo in diretta, siamo rigorosamente in diretta, come abbiamo detto all'inizio. Vediamo se riesci, appunto, allora, a mostrare ciò che come cameraman non sono proprio il massimo, quindi non vi aspettate che vi faccio, cerco di fare del nostro meglio. Allora ti faccio vedere un po', aspetta che giro l'immagine, come ti ho detto non sono il massimo. Aspetta. Allora, scusami. Ormai con gli strumenti digitali, dopo l'emergenza sanitaria, sono diventati un po' tutti dei draghi sugli smartphone per poterli utilizzare. Ti sei allenato poco, di la verità. Forse gli altri, ma io devo fare... No, aspetta, sto cercando, scusami, di girare la telecamera, però casomai... Se voi riuscite a vedere che non così si vede abbastanza bene. Si vede abbastanza bene. Allora, vediamo cosa abbiamo da lontano. Allora, qui abbiamo questi bicchierini che ti ho presentato, poi qui su abbiamo messo questi tarallini in espositore, un prodotto che ormai abbiamo inserito in tutto il canale bar Oreca. Poi, come ti dicevo, da quest'altra parte abbiamo tutta questa linea di prodotti nuovi. Ti stavo parlando prima di gusti particolari, barbecue, tartufo, garam masala, che è un'altra spezia indiana, quindi molto particolare, che abbiamo abbinato poi ai nostri classici multipack snack che abbiamo da sempre ormai inserito in varie retail, tipo la pizza, il bacon e le olive. Poi andiamo nel reparto un po' più, diciamo, salutistico, quindi parliamo di prodotti bio, multicereali, quindi ricchi di fibre, quindi qua abbiamo anche questo prodottino bio che ha il 100% delle materie prime italiane, pugliesi, scusami. A Dubai abbiamo vinto anche il premio come migliore innovazione. Ti faccio vedere un po', scusami la mia... Beh, come cameraman non sei proprio un professionista, però dai, almeno riusciamo a vedere quello che c'è intorno a te, i visitatori dello stand, coloro che ti accompagnano in questa avventura, in questi 4 giorni. Sì, questa volta Fabio, c'è anche una novità. La novità è che ho voluto portare con me mio figlio, perché ho visto anche che a scuola non sta andando, ma anche perché volevo fargli vedere che è qui con me. Se vuoi salutarti. Ecco, tuo figlio che si chiama? Giuseppe, come il nonno. Bene, allora, grazie Giuseppe, grazie Tommaso. Tommaso, io ho bisogno ora di sapere... Ecco, ho fatto di nuovo anche la terza generazione, e quindi ho approfittato, visto che le scuole sono ancora chiuse, ho detto perché non provare questa esperienza di vivere questa fiera, che comunque rimane una delle più importanti a livello nazionale e internazionale, quindi anche per far vedere cosa si nasconde dietro un prodotto davanti in uno scaffale, che cosa c'è dietro, come si arriva poi a finire su uno scaffale di un supermercato o in un ristorante, in un bar come prodotto. Quindi Tommaso, sì, scusami, ti ho interrotto, desideravo
chiederti per entrare in contatto con voi, ecco, nel caso in cui il proprietario di un bistrò, di un ristorante, di un bar desideri provare i vostri prodotti e prima ancora di rivolgersi al suo grossista, nel caso in cui appunto non trovi alcune referenze, voglia contattarvi in modo diretto, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere? Allora, il nostro indirizzo è quello base, che è info@fioredipuglia.com, e qui poi vengono, diciamo, smistate i vari referenti che prontamente risponderanno alle richieste. Bene, io se non sono, ho... Se sono in fiera, noi ci troviamo al padiglione 6C52 come ubicazione dello stand, così ci vediamo di persona, visto che adesso finalmente dopo anni lo possiamo fare. Ecco, è stata dura, ma appunto le buone abitudini stanno piano piano ritornando. È un inizio. È un buon inizio, bene, bene. Tommaso, ti ringrazio, grazie per la disponibilità, il nostro tempo grazie è sempre molto ristretto perché, come ben sai, Horeca Focus non supera i 10 minuti, siamo riusciti perfettamente a rientrarci. Ci rivediamo prestissimo in presenza, come ora si dice quando due persone si incontrano personalmente, a una delle prossime fiere, una delle prossime manifestazioni del food. Grazie e buon lavoro, buoni affari per grazie oggi e i prossimi giorni di Cibus. Agli ascoltatori di Horeca News. Grazie a tutti. Buon proseguimento. Grazie, grazie Tommaso. Amici, noi continuiamo con le nostre interviste in diretta, rigorosamente in diretta da Cibus. Ringrazio ancora Tommaso Fiore di Fiore di Puglia SPA e vi invito a restare sui nostri canali per poter scoprire tutte le novità che riusciremo a carpire nelle prossime ore.